cantautorato non sono più arrivati esempi del genere. Ragioni eminentemente commerciali o c'è dell'altro? Guarda, ti deluderò, però io penso che non sia esattamente così. Cioè, è evidente che l'arte tutta, l'arte figurativa, l'arte della musica, l'arte poetica, ha subito un'involuzione come tutta la cultura, di questo paese degli ultimi 30 anni. Torno a dire il trentennio perché secondo me è un periodo preciso, cioè dalla seconda metà degli anni 70 in poi. Però se noi guardiamo in profondità a fenomeni culturali che magari anche la mia generazione frequenta poco, ma che le giovani generazioni fanno vivere a livello magari anche underground, magari non così commerciale e popolare. Ma ci sono esempi alternativi, ci sono un sacco di gruppi che si confrontano anche con lo ska, con il rap, che dicono cose rivoluzionarie e chiaramente è un linguaggio diverso da quello che la tua generazione, la mia, e ancora di più quelle prima delle nostre hanno vissuto. Però io non sarei così spocchioso, anzi penso che anche ascoltando quelle realtà con cui noi magari facciamo fatica a dialogare perché abbiamo un altro retaggio, un altro modo di intendere le cose, possiamo imparare molto. Ti faccio un esempio, non so se ha vinto, no? È arrivato secondo al Festival di Sanremo, secondo è arrivato, Sì, non ha stato vinto, un gruppo che si chiama Stato sociale. Sociale, che molti hanno detto è l'unico stato sociale rimasto in questo paese, giustamente. Ma quel gruppo, che è un gruppo di trentenni, di ragazzi, ho conosciuto anche il cantante, quello con i capelli rossi, ma dice a un certo punto una cosa bellissima, dice, ma no, non voglio una società in cui se sbagli sei fuori. Ma guardate che questa è una cosa bellissima. Cioè, la rivendicazione politica di una società che recupera, che accoglie, che cura. Scusami se brutalizzo, ma quando a Corbyn hanno chiesto in un'assemblea di sindacalisti scozzesi cosa fosse il socialismo, Corbyn ha risposto così, cioè non ha citato lo Stato sociale, ma ha detto, certo, per me il socialismo è la società di liberi ed eguali, di giusta, che vogliamo costruire, ma il socialismo è avere cura dell'altro, non lasciare nessuno indietro. Avere cura dell'altro vuol dire questo, vuol dire non avere una società che in qualche modo esclude ed emargina le difficoltà, le fragilità. Quindi l'ho detta male, ma anche nella cultura musicale più recente, più giovanile, ci sono anticorpi. Si tratta di costruire un soggetto politico e una cultura politica che riconosce questi anticorpi, questi germi e li mette a valore. Cosa che nel passato le grandi organizzazioni del movimento operaio facevano, dialogando con il 68, dialogando con i movimenti studenteschi, con le donne, con quello che appariva un'eccedenza rispetto alla tradizione e che oggi la sinistra non ha nemmeno la curiosità di conoscere e di indagare. Per questo dobbiamo di nuovo tornare a guardare non al passato in maniera nostalgica, ma a quelle pagine del passato che ci insegnano come fare anche con il presente.